chiaramente era che mi esatto, watch, che faceva quello più alto. Quando c'era un 9 partiva la soundboard, era stupendo. Immagina se riuscivano due 9 insieme. Minchia, non è mai successo però. Vabbè. Almeno che io guardavo il loro stream, non succedeva. Cioè non è successo. Comunque, siamo partiti. For Steve contro Serratura. Vediamo se Mattia si riprenderà dall'upset subito. E anche Gabri si riprenderà. Se uno dei due si riprenderà dall'upset subito. E se l'altro cadrà in questo torneo. Dove purtroppo succede anche ai migliori che sono, non si performano. In maniera figurata e letterale, sia nel gioco sia nella vita reale. Attenzione, il sughetto alla rapa. Pesante, cattivo. No, infatti non dovrebbe provare se smash fino a che non ha la. Esatto. Ma vabbè, noi conosciamo Mattia, al solito fare queste ride esotiche con gli smash. E ci sta. Tant'è che infatti anche Camilla tende a farle molto spesso. No, giocando pure con Camilla ho detto si vede che gioca con Mattia. Perché fai certe. Ecco qua, è morto. No, non è vero. Non è vero perché. Morto. Ah no. Scelta particolare questa del regrab. Sì. In realtà Mattia è il re del regrab. Lui regrabba tantissimo con Sephiroth. E non viene quasi mai punito. La gente ha paura di sfidare Sephiroth in quello spot là, a quanto pare. Non vogliono essere presi da Octa Slash. Sì, no, ma anche Marco stesso a volte l'ho visto, ma non l'ho. Tipo, ho visto. Magari Mattia andava per questi regrab e Marco stesso non tentava anche l'F Smash di Byleth, che è sicuro. Che copre quell'angolo. Sicuramente perché magari lui fa salto ferie e lo gli spiedi nel naso. Comunque vediamo Gabri una solida linea molto solida. C'è l'Ada, adesso se filo detto tier, quindi attenzione. Scherzo, neanche con l'Ada detto tier. Gabri sta dominando decisamente questo stock. E funziona. Questo è il curso solito. Ma comunque vabbè, il game è ancora lungo, tutto da giocare. In realtà Sephiroth, ricordiamoci che in quanto DLC ha la comeback mechanic dell'ala. Esatto. Che avendo perso il primo stock, essendo sotto di stock, l'ala durerà di più. È morto perché non ha fatto Octa Slash. Ha fatto Blade Dash normale. Ricordiamoci che di solito il loro match, i loro set sono even. È sempre. Di solito vince Serra, ma non è raro che vinca anche Gabri, quindi il risultato può essere interessante. No, in realtà penso siamo totalmente even. Ah, di set score? Sì. Veramente? Penso. Allora, sicuramente lo sono nello Smash Gallery. Sì, no, nello Smash Gallery sicuramente in generale, comunque di solito anche nella scritta. Quindi questo sarà un tiebreaker. Sì, quindi questo è il tiebreaker, questo sì. È il terzo. Esattamente, questo è il terzo della BO3. Ti dirò in realtà un buon. Mattia, cosa fai? Boia. Cosa vabbè. Fai? Da un smash esotico lì. Si vede che Mattia oggi non è in hangover come l'ultimo torneo. Vediamo un po', così studiano, si tirano le rape, si tirano oggetti, la spalla lunga di Sephiroth per zanare. E vediamo un po'. Ci sta entro. Allora, ci sta, bravo Gabri che ha rallentato, rallentato il pacing del gioco perché è in vantaggio. Però Mattia. Però io ovviamente, come al solito, io parlo delle cose. Cucurrata di brutto. Infatti mi dispiace Enrico, sicuramente penso sia colpa mia che è andata così. Vabbè che entrambi abbiamo tirato Iella a Domenico e poi ora ci si è beccato Enrico. La deviata sopra stavano. Ha fatto counter fuori da Iella. Esatto. Io. È tornata even, però tra l'altro entrambi i personaggi in realtà secondo me con un cringe potential molto alto. In realtà secondo me Peach ne ha di più. Sì, assolutamente. Ma Becky, ragazzi, io vengo zittito come sempre. Si chiude qua il primo game di questa Best of 5. Non dico una vittoria inaspettata, ma comunque no. No, diciamo che Serra ha fatto un ottimo lavoro. Ha fatto comunque bene a rimontare il set da quando ha perso la prima stock e Gabri aveva una lead enorme. Ma è quello, no? Serra è molto bravo, sembra strano davvero, ma Serra mo magari surrideranno. Ha un buon disadvantage fra molte virgolette quando riesce a ingranare. Esatto, a ingranare. Comunque ci hai visto. No, secondo me, infatti Mattia le interazioni che perde le perde perché fa scelte stupide in neutral. Sì, però poi quando si trova in svantaggio funziona tutto. Cioè è così. Almeno
contro alcune persone. Lo vediamo, perché comunque abbiamo visto anche più volte Gabri che ha recuperato anche Reverse Trio a Mattia, mi sembra. Sì. Non mi ricordo se sia successo. Mi ricordo se fosse stato. È successo al primo Smash Gallery? Sì. Reverse Trio? Non me lo ricordo. No, però neanch'io. Relativamente al recente mi sembra ci sia stato un Reverse Trio da parte di Gabri su Mattia. Al Smash Gallery 2. No, il Smash Gallery 2 ha vinto. Cioè, no, pardon, vinto... non si sono incontrati neanche, mi pare, lo Smash Gallery 2. No, proprio. Sì, no, si sono incontrati. Sì, si sono incontrati, mi sembra. No, si incontrano sempre loro. No, perché mi ricordo che. Allora, sì, no, mi ricordo che Mattia ha battuto. Battuto Gabri, poi battuto Andrei. Ah, è vero, è vero, sì. E poi battuto Sadler. Sì. Forte quel torneo, forte, molto forte. Ma veramente? Molto grave. Ci vuole così, ma sì. Invece oggi abbiamo oggi è il caos più totale. Ragazzi, questo è il torneo entropico più entropico di Smash Bros. Lo Scuffed Gallery. Letteralmente. Buonanotte. Grazie. Abbiamo finito la Junior Cup? No. Finisco di commentare e arrivo. Okay. Tornando a noi, Serra. Che niente, fa le sue cose. Gabri ha perso una stock. Ci siamo distratti. Percentuale. Ci siamo distratti e Gabri ha perso una stock. In realtà è bruttissimo secondo me stare sotto contro Sephiroth, perché è simile a stare sotto contro Mega Man o Snake, perché se ne sta dalla sua, esatto, ti punzecchia con la sua, sì, linea, esattamente, e lui c'ha quella che copre da qua, sì. Da qua al centro Sardegna, però Sadler, certo, Gabri giustamente lo sa e prende le rapide e le tira. Non tende a fare sì, approcci troppo, però... il lancio di vegetali tende ad essere niente, una buona soluzione. Niente, stavo per dire una cosa, adesso non la dirò più perché Gabri ha preso lo stock. Non si merita il complimento. Vaffanculo. Mattia, con questo F-Smash esotico dall'altra parte dello stage. Mi sa che ti tirati molti in questo torneo. Sì, no, ne sta... Vedi? Mattia, basta. Ma come... contro di me... Ma come fa Mattia a vincere? Mattia, c'ha il Mattia Factor. Ognuno c'ha un Factor, questo è il Mattia Factor. Il Mattia Factor. C'è Domenico, che c'ha il Domenico Factor. Cioè, Domenico Factor è tipo impersonare Paul per le... Cara gli Smash X Factor. Aiuto. Ognuno di noi porta le sue cazzate. Il suo talento. Il Kappa Factor. Il Cara gli Factor. Sembra il nome di un gas nervino. Il Kappa Factor. È terribile. Ma e se, mo? Ci, e ma mo? Se ci pensi a quello che ha portato. E mo? E niente, Mattia non conclude l'Edge Guarding. Preferisce riprendere il centro stage. Chissà perché. Allora, parlando di scelte particolari, particolarmente non ingegnose, eccoci. Dash attack, connetterà. Proprio ha preso la. Ha strappato la punta. No, la punta. No, non si dicono queste cose. Allora, niente immaginario. Come dicevo. Ha strappato proprio la puntina della gonna della di Pichu con quel dash attack. Comunque vabbè, ha chiuso la stock. Mattia adesso ha ancora Lala. Ha ancora Lala per un pochino. Bello smash, no, vedi come... Ancora Lala. Aia, è morto. Stare sotto sopra Sephiroth è terribile. È veramente orribile. Morto. Vediamo un po' se Matti troverà l'edge guarding vincente. No, si prende un fail. Si prende un fail in faccia, non muore. Buono che. Un zecchio, il fail. Tra l'altro, Peach non può manco fare. Peccato. Beh, che chiuderà chi dicevo? Peach non può manco fare la roba che fa Peach sempre, ovvero. Comunque, siamo troppo qua dentro. Sono sì. Delicato. Tu c'hai anche la ferma. Perché hai la felpa? Perché il papà non è il re. Dicevo. Peach non può manco fare la sua solita cringiata di scendere e fare Z-drop della rapa o tirarla verso il basso, perché sennò si prende tutta la slash di Sephiroth. Beh, sto leggendo. In realtà, raga, Domenico... Lo Smash Factor viene girato. In realtà, raga, Domenico Connessa ha vinto perché non può cliccare perennemente counter autopist. Nessun deve avere il magneto, è vero. Vabbè, è vero. Domenico, se mesha il counter di Sora con Ness, Domenico fa le combo col magnete. Oddio, è vero. No way, come stiamo scrivendo qua.
No, no, non possiamo. Cosa stai facendo? Volevo scrivere, ma volevamo mandare il messaggio no way. E non fa più. Questo è un don't factor. Eh? È il don't factor. Way non fa più in way, guarda. In tutto questo Mattia Serra ha vinto anche il game 2. Vediamo un po' se si aggiudicherà il game 3 per un 3-0 netto. Gabby Bros, questo se non si sveglia, se non trova la rivoluzione francese è fuori. Che è raro vedere Gabby al secondo. Sì, l'ultima volta che è successo mi sa che è stato Appena piccato Peach. No, perché ironia non... della sorte, aveva perso da Domenico. È vero, è vero, me l'ero completamente scordato. Un po' di scramble che un po' di spaghettate là in mezzo off stage. Mattia, subito, l'ala nei primi 20 secondi della partita, ragazzi. Che per lui non bene. Più o meno. Diciamo che adesso lo ammazza molto più presto. Sempre Yoshi. Io questo stage lo odio. Quanto odi Yoshi da una 10? Da una 10 27. No, adesso perché tu me l'abbia bannato, onestamente. Perché Zero Shit Spack. C'ha piattaforme alte e in più c'ha gli slope e il gyro non si mette da nulla. Io te lo banno sempre. Non so di cosa tu stia parlando. Secondo me sarai su Yoshi Vinci. Fidati. Ma tu fa questi regrab continui. Sì, no, l'ho detto, Mattia è il king del regrab. F-throw? Sì, F-throw. Ah, sì, di perché è F-throw. No, no, ma poi F-throw di pitch killer, ragazzi. Sì, vabbè, è tipo... Vabbè, è 160. Sì, è tipo la back-throw di Joker. Sì, circa. Forse più forte è questa, però. Comunque, ok. Pitch shenanigans su Serra. Scintilla. Scintilla, ma questo è un smash esotico. Molto esotico. Cioè, Mattia è un giocatore esotico. Gioca col cuore, ci piace. Esattamente. Aggrappa la raba. Ah, di nuovo la. Fa la per. No, aspetta. Mattia. No, ragazzi, devono avermi drogato la torta. No, non è vero. Non ci credo che quello che sto vedendo è reale. Ovviamente questo è uno scramble continuo di opzioni su opzioni. Vabbè. Poi lì Gabri stava bottando. Ah sì, no, avete presente? Siccome Gabri è un grande fan di Minecraft, è tipo su Minecraft ti metti a farmare, esatto, con la canna da pesca. Ah, inizi per l'esperienza nei server. Esatto. Vai. Dovrei entrare nel... Ma Gabri soffre anche un po' di ludopatia secondo me, altrimenti non avrebbe piccato Peach. Sì. Dovrei entrare nel server ora che ci penso. Anch'io, io sono l'IP da anni, sto c'è l'anni da... vabbè, abbiamo l'IP e non lo utilizziamo. Sì. Anche io volevo entrarci, però ogni volta che potevo entrarci cambiava la chiave. Esattamente. Ma e niente, sei suicidato. Meno male che non hai visto, ma ti ha fatto Steam. Non è riuscito a cancellare. Anzi, il bin neutrale è caduto come una pera dall'albero. Letteralmente. Una roba dal racetto. Yes. Ti va? Ah, stai andando? Stai andando, Matte? Va bene. Chiudo io. Non te la sempre con la fetta ritorta. Non te la sempre con la fetta ritorta. No, perché se mi togliono la torta. Oddio, apre. Grazie. Ci vediamo. Se io posso tipo venerdì o. Ciao. Marco, se vuoi appena ci sei, io ci sono. Finiamo di commentare. Basta questo set. Tanto qui dopo mi sa che non andrà a giocare contro Domi. Sì. Zio Pera. Ma io voglio commentarlo. Ma io voglio aiuto! Stiamo smontando il palazzo! Oh merda. Questo lo tengo, ci chiudiamo dentro per sempre. Possiamo sfuggire alla furia. Esatto. Mi sorprende che non si sia ancora rotta la mattonella. Ok, Battlefield meglio. Sempre da 3 platform. Che gli piace a questi giocatori? Non ho capito perché, ma se Field piace a Peach non so quanto. Non lo so. Davvero non c'ho Monte Congo verticale. Questo up smash? Entra. Fissiamo con Dead Star lo schermo. Sì, stiamo fissando in attesa che qualcuno dei due giocatori commetta qualcosa di balordo da commentare. E noi possiamo insultarli. Esatto. Cioè, o insultarli o fare e urlare come delle scimmie in calore.
una metafora. Vedi, ad esempio, Mattia ha fatto quel down smash, a smash. Esotico. Mattia vuole veramente killarla questa Peach. Usciamo via. Veramente esotico. Down air che se Peach scudava e faceva una qualunque mossa lo uccideva. Vabbè, poi facile parlare bevendo. Mattia è la prima persona che vedo. Cioè, Nair. Stavo per dire, Mattia è la prima persona che vedo cioccare così tanto su un 2-1. O un 2-0. Comunque niente, a quanto pare Gabby ha capito qualcosa. Sì, sono entrambi i giocatori svegli. Sì, esattamente. Quindi Villeneuve ha capito qualcosa del matchup. E lo sta sfruttando perché comunque questo game. Sì, no, lo sta. Gabri che lo sta veramente. Sì, no, ma quello Gabri lo sta gli è veramente in testa. Però se Mattia ci insegna una cosa, che un astro di vantaggio non significa assolutamente niente. Il vantaggio inizia a farsi veramente pesante, però. Cioè 75% su Sephiroth contro Peach significa che boh, ti prendi fail al ledge e sei morto. Sì. Soprattutto con la rage che ha Gabri in questo momento. E comunque momento. Non si fa molto fregare al ledge da Mattia. Da serra. Esattamente. Scelta interessante. Rischia. Scelta interessante. Però si prende un mega flare in faccia. Evidentemente era la giocata giusta, sta funzionando. Noi ci fidiamo di Mattia. L'ha fatto di lui nuovo. È il better player. Esatto. Vediamo un po', Mattia, quanto magari Advantage riuscirà a prendere ma con la stock. È possibile anche che riesca a portarla all'ottantina, se Gabri non riesce a chiuderla. Ma Mattia non sembra intenzionato a farsi colpire neanche per scherzo. Guarda, adesso deve riuscire a coprire comunque gli aerial enormi. Sì, veramente, c'è il Titanic al posto della spada. Un Titanic molto sottile, però comunque un Titanic. 125, anzi 126, 40, Gabri è Teccano! Ma ti ha fatto... no, vabbè, da Stitch. Non l'ho visto. Ha fatto c'era la sera che stava caricando otto Stitch. Si drop Stitch. Stitch, vai, impeccabile. Gabri ha veramente... Sì, no, è blessato. Fortuna del mare 50. Mattia non poteva salvarsi. Mattia quel tipo di madre flottitore, quel tipo di personaggi di D&D che ha luck 20.000. Minchia. Che c'ha 1.000 ha rollato, il bro ha rollato un 18 in luck. Vediamo un po' adesso. Sta Gabri o chiudere la stock adesso. Mi sa che è prossima questa cosa. Sì, abbastanza. Oppure nel caso malaugurato in cui debba perdere un'altra stock. Io io non lo faccio apposta. No, ma spiedinato. Però è così, no, è così tutta la sera. Siamo la caster core, è normalissimo. Scintilla sul fair, 43%. Fortissimo, quando becca, forte. Mattia la recupera. 65. Se l'ho detto, ragazzi, questo è il... Questo è il Serra Factor. Octa slash per il regrab. È il Serra Factor. Gabri, quella camminata di Gabri mi fa una paura assurda. Sì, non ti mette pressione per nessun motivo. Sì, esatto. Se ne va tutto tranquillo. Io faccio, lo seguo o non lo seguo? Se lo seguo mi punisce, se non lo seguo però... Però comincia a prendere rape e lanciarmi 300 miliardi di vegetali. Era quasi morto. Gli sbagliava un millimetro di ghiaia. Era quasi morto. Oh, mi sono... il flotto è riuscito a reggere abbastanza. Dura molto, dura veramente. Sì, però veramente tanto... Up smash! Ragazzi... Come disse un vecchio nepalese, lo fanno. Io vado a giocare. Va a giocare con... Io penso che prima di andare a giocare la Junior Cup, che lo sappiano anche i signori sopra, commenterò quest'ultimo set.